Abbiamo dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per 6 mesi a causa dei gravi incendi verificatisi già dalla fine di luglio e del permanente rischio per le prossime settimane. A comunicarlo il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Nel frattempo il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha dato preavviso che per tutti i territori dell'isola fino a venerdì 13 agosto sono previste per rischio incendi pericolosità alto-media e pertanto livelli di allerta di attenzione, allerta rossa o di preallerta, allerta arancione, con livelli di ondate di calore da 2 a 3 con i massimi intorno a mercoledì. Nella giornata di ieri personale della squadra mobile del commissariato di Leonforte ha notificato, dandone contestuale esecuzione, decreto di sospensione dell'attività di somministrazione per un periodo pari a 30 giorni al titolare di un bar di Leonforte. Quest'ultimo consentiva agli appartenenti ad un gruppo criminale di incontrarsi all'interno dell'esercizio per spacciare droga e di occultarla al suo interno. Favorire l'accesso nei luoghi della cultura siciliani anche a chi è sprovvisto di Green Pass. È il senso dell'iniziativa del governo Musumeci che parte oggi. In alcune strutture dell'isola, tra parchi, musei e ville, ci sarà la possibilità infatti di effettuare un tampone rapido con il contestuale rilascio del Green Pass. In provincia di Enna la decisione riguarda la villa romana del Casale di Piazza Armerina. L'ASP di Enna, comunica il commissario Covid Paola Pesce, garantirà ai turisti l'accesso alla splendida villa, offrendo un servizio importante al territorio che vive di turismo. Dal punto di vista sanitario, prosegue la dottoressa Pesce, anche questa ulteriore iniziativa consentirà il monitoraggio e la prevenzione dei contagi. Nuovi orari di apertura dei centri vaccinali in provincia di Enna. L'hub vaccinale di Enna resterà aperta dall'8 al 29 agosto, dalle ore 8 alle ore 20. Esclusivamente nelle date del 14 e 15 agosto l'apertura prevista sarà dalle ore 8 alle ore 14. Le hub di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina saranno aperte da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle ore 14. Nei giorni 9, 10, 16, 17, 23 e 24 agosto sarà predisposta l'apertura pomeridiana dalle ore 14 alle ore 20. Dopo gli scout è stata la volta degli atleti e dirigenti dell'Enna Calcio che hanno effettuato il tampone antigenico presso il drive-in allestito nei locali dell'ex ospedale Umberto I in via Trieste. Acqua Enna comunica che a causa dell'esecuzione di un intervento urgente e indifferibile di manutenzione della condotta idrica di distribuzione, fino a domenica potrebbero verificarsi disagi nell'erogazione idrica nell'abitato del comune di Enna. In occasione degli eventi estivi organizzati dal Comune di Enna, i ristoratori della CNA hanno preparato il timballo del musicista, una rivisitazione estiva del timballo tradizionale utilizzando prodotti di stagione di chiara matrice ennese. L'occasione di tante presenze in occasione dei concerti, ha dichiarato il presidente di CNA Filippo Scivoli, ci ha spinti a fare ragionamenti di sistema e di promozione del territorio. È l'inizio di un percorso che continueremo anche in futuro. Pallamano, il 18enne Cristian Cugino, nuovo acquisto della Orlando Enna, è stato convocato dalla nazionale maschile Under 19. È motivo di grande soddisfazione per tutti noi, dice il vicepresidente della società Luigi Savoca, Cristian è una delle nostre scommesse. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono dunque invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it. Il nostro TG si ferma per qualche giorno e vi ridà appuntamento a lunedì 23 agosto. A tutti voi buona estate dalla nostra redazione.